Marti. Arkham City oggi molto disponibile, coglie un ottimo break e si porta in avanti insieme a Ivo Precedente, come sempre rapido nelle fasi iniziali. Tra i due flemmatico, a largo avanza anche Lettera, poi Galactic Sound, ancora più arretrato per vie interne Drinkenzu, poi Doggy Tail, ultimo Guinness Wheel. In avanti Ivo Presidente, che non vuol sentire ragioni, al secondo è emerso flemmatico, al terzo in corda Drinkenzu. Arkham City ha perso un po' di posizioni, segue in seconda linea insieme a Doggy Tail, a largo di tutti con i bracciali verdi Lettera, poi ancora Galactic Sound e a chiudere c'è Guinness Wheel in giubba nero e azzurra. Ivo Presidente sotto l'attacco interno di Drinkenzu, che si fa sotto insieme al compagno Arkham City, per le vie interne anche Doggy Tail, al largo Lettera, poi anche Guinness Wheel che cerca gli spazi. Arrivo serratissimo con 4 cavalli in aperta lotta, diventano 5 all'interno con la stessa Doggy Tail. Nell'ultimo tratto Arkham City che è passato sul compagno, all'interno Doggy Tail, Arkham City di un pelo rispetto a 3 avversari sulla stessa linea. Che corsa, quick double per Dario Vargiu, che dopo pensieri e parole concede il bis in questo arrivo serratissimo. Serratissimo, ma di un pelino rispetto a Doggy Tail all'interno. Poi ancora a ridosso c'è anche il compagno di scuderia Drinkenzu. Corsa bellissima che si è risolta in un arrivo trailing con Arkham City, che riesce di un pelo rispetto a Doggy Tail e Drinkenzu, che sono finite sullo stesso piano per la miglior piazza. Al quarto posto al largo c'è Guinness Wheel e poi ancora Ivo Presidente, che è arrivato quinto, su Lettera che invece è sesta. Veramente un arrivo thrilling, mentre sul massi schermo stiamo seguendo il punto di osservazione di Laro dell'Elce, che tra breve andrà a intercettare Dario Vargiu, che ha messo tutta la sua proverbiale grinta su Arkham City per vincere questa bellissima corsa. Un bel doppio anche per il cavallo, che vince la terza della carriera, questo Lucy City, che non è mai stato facilissimo dal punto di vista caratteriale, ma oggi ha dimostrato di essere veramente eccezionale.